Appartamento, piano rialzato, via Multedo di Pegli, appartamento di 6 vani, così composto, da questo ingresso, disimpegno, poi qui abbiamo subito un ambiente che potrebbe essere utilizzato come soggiorno, con un balcone, qui un ambiente abbastanza grande. La casa sicuramente, avendo tutte e tre mezze, si presta a una trasformazione, facendo un bel open space e comunque mantenendo due camere. Qui c'è un balcone che ora è stato chiuso con queste finestre, ma è un balcone. Dopodiché, appunto, proseguiamo in questo ambiente bello grande. Appunto, questa parete di fronte e questa si potrebbero eliminare. Poi lo vedrete anche nei rendering messi a disposizione con la planimetria anche. Qui una dispensa. Ecco qui il corridoio, quindi qui abbiamo questa cucina abitabile stupenda, bella abitabile, ed ecco perché dicevo qui creare tutto un open space, buttare questa parete, si sfrutta meglio il corridoio e l'ingresso. Quindi qui abbiamo la cucina abitabile, la cucina è in ordine, diciamo che la casa è da riordinare ma non è da ristrutturare perché i serramenti sono buoni, insomma, casa molto luminosa. Qui abbiamo questo spazio esterno, composto da, ora qui abbiamo i cani, non sono i miei quindi non entro in giardino, questo diciamo giardino piastrellato, terrazzo, chiamiamolo come vogliamo, di ampia metratura, di lì si vede uno scorcio di porto di mare, siamo proprio in via Multedo all'altezza del benzinaio come si può notare, quindi questo spazio esterno veramente valido, interessante, vivibile, questa è la cucina appunto, entriamo. Ripercorriamo, con i doppi vetri non si sente nulla, è ovvio che adesso abbiamo tutto aperto. E qui abbiamo la zona notte, composta da questa camera singola, non dà sulla strada, quindi abbastanza silenziosa, dà su un giardino, quindi camera singola. La camera matrimoniale, soleggiatissima, bella spaziosa, con doppia finestra, quindi abbiamo le vecchie finestre in alluminio e quelle nuove. Quindi qui vediamo bene lo spazio esterno, quindi la camera matrimoniale. Ecco qua, e il bagno. Sicuramente da rifare ci sono le porte, quindi un bel bagno, ci sta la lavatrice, il suo box doccia. Ripercorriamo quindi le due camere, il corridoio, la sua cucina e torniamo appunto alla parte dell'ingresso e l'immobile è terminato.